Ciao Giusti, oggi ho cambiato location, non posso girare in casa e quindi siamo nella mia casetta di legno, ossia il piccolo laboratorio dove io creo un sacco di follie. Sono un po' pazza! Vabbè, comunque, oggi parliamo delle buff, ossia gli scaldacollo. Penso siano gli scaldacollo più conosciuti nell'universo mondo, quindi sarà una piccola recensione con qualche piccolo consiglio su quali acquistare e come utilizzarle. Eccoci qua ragazzi, questa è la prima buff di cui vi voglio parlare. Questa è per le stagioni calde, quindi abbiamo un materiale poliestere molto molto leggero, quasi trasparente. Sono molto aderenti, si possono utilizzare sia come scaldacollo, sia come paraorecchie, sia per tenere all'indietro i propri capelli. Sono molto valide, questa qui è in assoluto la più leggera, saremo intorno entro i 100 grammi. Non le ho pesate perché non ha tanto senso pesarle. Vi dico quanto è lunga. È lunga circa 43 cm. E è molto comoda in condizioni di venticello oppure se vogliamo avere un pochino il collo più riparato. Valida alleata durante le stagioni calde. Perfetta, leggerissima. Perché non metterla all'interno del proprio zaino? Non costa niente, occupa pochissimo spazio. Gli amanti dell'ultralight che usano le bandane anche per asciugarsi quando si lavano, questa può tornare utile. Prossima di cui parliamo, questa qui è la buff completamente in lana merino. Il suo grande pregio è quello di essere comunque molto molto sottile, ma nello stesso tempo anche calda. Resta leggera, pratica. Se per caso è troppo calda, possiamo comunque abbassarla perché copre poco il collo se viene abbassata del tutto, altrimenti se la allunghiamo del tutto raggiungiamo una lunghezza pari a circa 49 cm, che ci consente di poterci coprire anche bocca, naso e volendo le orecchie. Se per caso dovesse capitare una situazione avversa in cui non abbiamo una cuffia, questa si alza di molto. Poi dopo comunque vi faccio vedere come vestono. Ultima, ma non meno importante, la buff completamente invernale. Questa è decisamente la più calda in assoluto ed è decisamente la più ingombrante. Perché dico la più ingombrante? Perché ha uno spessore notevole. Ok, quindi nel momento in cui noi la mettiamo al collo è una bella fasciona, però in condizioni di fermo, in cui non ci stiamo muovendo, questa è davvero perfetta perché copre bene il collo, ma nello stesso tempo non è come una sciarpa, quindi fastidiosa che dobbiamo fare 200 giri. Questa è molto comoda e molto calda, non copre tanto le orecchie nel caso volessimo tirarla su, però copre bene fino alla bocca. Per quanto riguarda i materiali, all'esterno può sembrare lana, ma in realtà è poliestere. E all'interno abbiamo il Primaloft, quindi abbiamo questo bel pailetto caldo e anche molto morbido. A me personalmente danno fastidio i materiali che pizzicano o che prudono sulla pelle, ero un po' scettica quando l'ho presa, ma in realtà non gratta sulla pelle, non pizzica, non prude, va benissimo, dà una bella sensazione di comfort sul collo. Stessa cosa si può dire anche di quella in lana merino, che non pizzica per niente sul collo, anzi, devo dire la verità che è molto confortevole. Comunque, questa la consiglierei per attività in movimento, quindi ci stiamo muovendo, abbiamo la necessità di coprirci il collo, le orecchie piuttosto che la bocca, eccetera. Questa è molto più versatile. Mentre questa io la consiglierei per situazioni di stallo, in cui proprio ci fermiamo, fuori fa freddo, anche magari se siamo in casera piuttosto che in bivacco, abbiamo necessità di tenerci più al caldo, questa qui è ottima. Ora vi faccio vedere come vestono. Prova della prima buff, quella estiva, per le stagioni calde. Eccoci qua, uno scaldacollo leggero, molto semplice da poter utilizzare in tutte quelle situazioni dove vogliamo semplicemente stare un pochino più al riparo, magari non abbiamo un giubbino con la chiusura troppo alta, quindi questa è perfetta, è molto versatile. In realtà anche se volete utilizzarla così per tenere indietro i capelli piuttosto che per tenere le orecchie coperte, va benissimo.
prova della seconda Buff in merino, perfetta per le mezze stagioni che tendono al freddo. Nel caso ci fosse uno spiffero, troppa aria, vogliamo coprirci, sentiamo freddo ma non abbiamo una cuffia, abbiamo solo un cappellino. Perfetta. A posto. Possiamo anche andare a fare delle rapine in banca. Chi ce lo vieta ormai? No, sto scherzando, non è andato. Prova dell'ultima Buff, quella totalmente invernale, solo in casi freddi. Questa qui, non vi ho detto, è alta 27 cm più o meno, quindi non ha una grande estensione. Se vi ritraete come una tartaruga, può tranquillamente coprire tutto. Comunque non è estendibile come gli altri scaldacollo che abbiamo visto. Questa qua inoltre, se la usiamo in un periodo invernale però la utilizziamo in movimento, risulterà un pelino soffocante, ed è per questo che la consiglio per situazioni di stallo in cui non stiamo facendo attività sportiva. Questa non è traspirante, questa è puramente calda. Infatti io la utilizzo come scaldacollo giornaliero per andare in giro, e d'inverno me la porto dietro nel caso io vada magari in bivacco piuttosto che in casera. Sono ferma, devo farmi da mangiare, in casera fa freddo, ci sono 5 gradi, non mi sto muovendo, non sto praticando attività sportiva, non sono calda, mi tengo calda con questo al collo. Ben diverso con questa. Questa qua, dal punto di vista dei materiali e della costruzione, molto più versatile. Comunque questa è calda, è più leggera, è più comprimibile. Mentre invece questa qua è calda, ma non è tanto comprimibile, non è esattamente così pratica come quella lì. Comunque, questi erano i miei consigli. 3 Buff per coprire tutte le stagioni, per non essere mai impreparati. È un piccolo pezzo di attrezzatura che costa poco, perché parliamo di 15 euro circa per la più leggera, quella estiva, circa 20-25 euro più o meno per quella in lana merino, e poi arriviamo fino a 40-45 per questa qua. Chiaramente si trovano sempre un sacco di offerte, quindi non sarà un problema trovarle magari anche a meno. Che altro devo dirvi, ragazzi? Questo è tutto. Queste sono le Buff che secondo me possono servire per coprire tutte le stagioni. Il loro prezzo è abbastanza abbordabile, quindi perché no? È un pezzo di attrezzatura che vi tornerà utile sicuramente in moltissime situazioni. Spero di esservi stata utile e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Uscite a camminare!